Sin da piccolo ho sempre avuto un rapporto molto, ma molto bello con Natale. Mi piaceva tanto l'atmosfera, l'albero, i maglioni brutti, le luci, il camino e soprattutto quanto mi piaceva il momento dei regali. Riceverli, ma anche dare. Però poi crescendo ho iniziato sempre più ad apprezzare il dare e a non valorizzare più, come prima, il ricevere. E benvenuti in questo nuovo video, siamo magicamente davanti all'albero di Natale 2021, che è lo stesso dell'anno scorso, quindi non è che sia cambiato poi così tanto. È arrivato il momento più magico dell'anno, il momento per cui mi riconoscete, il momento in cui indosso questi maglioni spettacolari. Nei video di Capodanno praticamente ogni anno c'è un maglione differente. E non è che noi anche quest'anno ci vediamo gli stessi abiti dell'anno scorso. Di conseguenza acquisteremo dei maglioni brutti di Natale, brutti, sporchi, zozzosi da Vinted. Non sto facendo sponsorizzazioni, quindi Simone, per chi lo stai facendo? Noi che c***o ne sacci. Proviamo, facciamo questa c***a insieme. Però per dare un po' di brio e movimento a questo video, riprenderò anche tutti i regali che farò ai miei amici. Dei pensierini molto simpatici. Io vestito, prendo la cumana. Ho già tante idee, qualcosa già l'ho preso e anzi ho approfittato di Vinted per iniziare a prendere qualcosina. Però mo vediamo se troviamo qualcosa di ancora più carino. Qui vediamo già le prime lucine. Eccole qua, mitiche. Questo è il magico cavalcavia che collega via Torreziano a via Le Kennedy. Bello, eh? Non male. Sta prendendo fuoco dietro, ma che è? Ok, dai. Ho rotto le palle di riprendere con il telefono, vi do un po' di qualità. Eccola qua. Questo tabaccaio stava facendo pazzo, ecco. K-Pepe, cavoli. È successo cos'è pizzo? Guardate quanto c***o è bello quell'albero in quel palazzo. Santa Chiara, albero, palazzo, palazzo, albero, Santa Chiara. Luna. Già che ci sono, allungo di un po', arriviamo al piazza del plebiscito e poi torniamo indietro. Questo è nel frattempo il Gambrinus, vedete quanto è bello. E che succede? Finalmente qualcosa di simpatico in questa piazza, non mettevano mai un cazzo, mai niente. Sta prendendo pure un guaglione che conosce, no, frate. Un bello cordicello, raga. No, caro, non mi ci. Ma no, caro, adottami. Ma tu sei salvo, ti spetti che dopo no, 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 no. No, vorrebbe, non posso fare sempre. Ti faccio i video. Ma arriva il turista. No, io sono napoletano e sto facendo i video. Non tengo niente, sto da carte credit. Thank you, thank you. Ciao. You're welcome. Sono proprio un famo. Tu scendi dalle stelle e vieni in una grotta. Ma com'è bello, com'è bella Vecchiaia, ragazzi. Vecchiaia, guardate lì che luminaria. Ma gamma fa questo. Alla fine, fra un giretto e l'altro, queste uscite sono state prolifiche. Perché con un po' di difficoltà. Sono pure carini, è troppo commerciale. Non è quello che cerco io. Dovrebbe essere la cosa più scontata e stupida. Non riesco a trovare quello che dico io. Sono riuscito comunque a prendere tutti i regali per i miei amici prima della notte di Natale. Domanda: la risata la fate adesso o dopo? Adesso. Adesso. Ti cagate sotto. Si è fatta. No. Aspetta. Ti ho scassato qualcosa. Ma che è stato? No, ho fatto dei regali a voi. No. Partiamo dal primo. Questo è per Jenny. Sono forse nel posto giusto. Per il mio amico Jenny. Una bella cuffia. Collaudiamola, Jenny, questo è solo per te, eh. Siamo nascosti nelle quattro reggisine che mi dico. Com'è? Splash! Però abbiamo tutti quanti insieme, eh. Secondo me, fammi sentire. No, se sei disco. Tutta questa. Ha giocato tutta questa. No, l'ha fatto da te. Con questa ordine giochi. Devi giocare così, devi giocare. Non ci sono mai carretta. Questo è per Simone. Per il mio amico Simone una piccola idea ce l'ho. Allora, vediamo un po' che ci può piacere a Simone. Sta non penso. Questa è una Audi Q3, no? Mini Q. Oh, oh, ho finito. Ok, presa. Andiamo lì dopo.
50, una bustina. È una macchinina, ma lo sconfitto. Così. Ha vinto. Ha vinto, preso. Gialla! Gialla! Questo è bello, voglio pure inizio. Questo è per Ale. Addirittura. Diciamo che Ale è meno sfizioso, però ci sta un senso. Invece mi hai vinto tutto, come il genio. Sono sfizioso, io mi sono morto. Napoli. Questa è bella. Chissà da via, eh. Scusi, Gagliardetto questo qua? Sì. Quanto viene a fa? Questo 10. Però questo non sto dicendo, non so infatti quando sì. Ho il primo scudetto e poi c'è quello del secondo pure. Ah, passate quello del secondo. Questo qua triangolare. Forte. Ne prendo uno, eh? Fammi prendo voi. Uno del primo. Ma se ne pigliassi due ci sta lo sconto. Ne vuoi due? Se ne prendo due mi fai 15. 15 no, ti faccio 16. Giusto perché così non ci va a caro fondo. Va bene, apposta, apposta. Questo io lo facciamo a Lele, mio amico tifoso del Napoli. Vabbè, pure io, ovviamente. Vero. Metti in da due buste. Metti in da due buste, esattamente. Ah, buste più sistemate, ma non tengo. No, vabbè, non ti preoccupare. Grazie. Grazie a te, caro. Buona giornata. Visto è bello regalo, vero? Un pazzesco, visto è bello. Ho preso Ronaldo. Ragazzi, hai detto. Gagliardetto di Napoli. No, davvero. Questo è dell'87. Non credo che sia. È quello originale dell'87. Ma si fa paura. Aiuta a rubare in due. Hai visto il bel regale. Oh, fra, già senti a Dori Maradona. Che siamo te l'attaccare? Siamo pazzi. Questo è una grande scritta enorme. Dittatura sanitaria. Altro regalo da fare ed è per il mio compagno di avventure Mattia. Mattia nell'ultimo periodo ha avuto un piccolo intervintuccio. Per un po' di tempo non potrà camminare bene con la gamba e andremo a prendere una gamba nuova per Mattia. Eccola qua, magica. Manichino gamba. Troppo bella. Di Lecco, provincia di Lecco. No ragazzi, gamba e Lecco insieme non è che vanno molto bene. De Luca vaffanculo. Siamo leggermente nella merda perché sono le 13.03 del 23 dicembre e io fra le mie mani non ho ancora la gamba di Mattia. Ovviamente, manco ve lo sto a dire, il tizio della gamba ci ha preso il più bello. Mi trovo alle spalle del mercatino di Fuorigrotta, dove stanno un sacco di quei negozi che vendono cazzettine. E io da qua dentro non me ne vado se non ho la gamba. Per forza. Gino! Che Gino? Gino, una proposta strana. Basta che non devo mettere a fare muro con me. No. Allora già stiamo a posto, già stiamo a un etere. Allora, il mio amico si è fatto male alla gamba. E quindi ce le fanno un regalo simpatico. Non voglio una calza. Un espositore per la calza, tipo con la gamba. No, è tenuto una volta, ma non c'è neanche lo suonico. No. Vabbè. Mi sai consigliare qualcuno, se no ti quadro qualcosa. Ma qua è esposto da capo, entra in un negozio. Un negozio, eh? Vicinissimo. Noi ce la sono da aiutare. Vabbè, grazie mille, buon Natale. Pure a te. Noi no, devi vedere a lui l'abbigliamento, vedi se c'è. No, non è qua vendono calze, cose. Qualcuno delle scarpe pure. Qui c'è un negozio di scarpe, vediamo se hanno qualcosa. Ciao, vabbè, ti ringrazio. Ciao. Questa carta qua me la devo giocare per forza bene. Ciao caro. Allora senti, è una domanda un po' particolare. Ti devo fare un regalo a un mio amico. Il primo negozio che vedo che ha espositori di gambe, siete disposti a vendere una di queste? O oh. Di gamba? Insomma, perché noi ce le abbiamo per mettere all'esposizione. Va bene, va bene. Vi ringrazio. La situazione era brutta. Perché avevo chiesto a più di 20 negozi. Ma niente, non avevo risolto il problema della gamba. Ma parole come no o frasi come non puoi, non ce la puoi fare, lascia stare. Nella mia testa non possono mai esistere. Ma proprio nella vita mai. Due no, tre no, 20 no non mi fermeranno né poi né mai. Andiamo a Via Toledo perché dobbiamo prendere questa c***o di gamba. Giochiamoci sta carta. Sto girando proprio nei negozi, cercando se qualcuno. No, perché a parte come manichini. Grazie mille, buon Natale.
Io penso che l'ultima spiaggia sia proprio questa, Sexy Shop. Salve, un information. È una richiesta un po' strana perché è un regalo per un mio amico. Penso che qui le richieste strane arrivino. Allora, sono pronta, dimmi. Cerco una gamba. Quindi... Ah no, qualcuno che c'ha le calze, che vende le calze. Nessuno ce l'ha. Sai chi la deve tenere? Qua ad angolo del bar ci sta una bancarella. Signore, mi serve una gamba, devo fare uno scherzo, ve la voglio pagare. Certo. Ti voglio aiutare? No, no, grazie mille, buon Natale. Stai cercando una gamba, non è che prende una gamba. Vieni domani. Domani? Fare uno scherzo fra amici. Gli vuoi fare... da regala sta gamba all'amico. Credeva che doveva fare qualcosa e la riportava indietro. Ah, ok, allora no. Io vendo le calze, la metto dentro. No. Sembrava l'ennesimo palo della mia vita. Ma poi... La vuole comprare? La seguo! Inizio a seguire il mio salvatore e mi ritrovo magicamente andando per i vicoli dei quartieri spagnoli in un box. Se ne è fluido, scappato il piede dalla scala. Eccola. Va bene, va bene. Ti ringrazio molto. Ma io la palla finisce questa cosa. Vi ringrazio. Ah, grazie mille, buon Natale. Ce l'abbiamo fatta. Ah, Luigi. No, io sono stronzo, ti vedo. Ciao ragazzi, buon Natale. Ho deciso poi di prendergli anche qualcosa di utile, perché quella coscia messa così veramente era un pochino bruttina. Quindi, visto che noi siamo dei grandi consumatori di tisane, ho pensato bene di fargli qualcosina. Si concludono i regali per i miei amici con la reaction, perché poi abbiamo altri amici come Riccardo, che non era presente. Scusami, ci sono tipo mascherine natalizie. Mascherine Natale. Di Natale. Bambino, io è grande. È grande ma è bambino, insomma. Lo vedete? Ah, queste qua, non ce l'hai monouso, eh? Non ce l'hai monouso, azzurre, bordeaux, no, quello è per gli LGBT, non lo è ancora, omosessuale. Forse le trovate. 10 pezzi, va bene, no. Ciao una. E poi per ultimi, ma non per importanza, i regali per i miei genitori. Oh, ma sei serio? No! Il cellulare! L'ultra finte! Il re! Questo è il re di Napoli! L'ultimo re di Napoli! The King! Ah, in tutto questo dimenticavo che ci sono anche dei maglioni di Vinted da far vedere, perché il video inizialmente si basava soltanto su questo. Uno azzurro con motivo bianco e nero. Poi abbiamo uno verde, molto molto bello, molto da montagna, cili del nord, mountain, molto bello. Voglio lasciare questo video con un messaggio. Crescendo capisci che la vita ti toglie tanto, la vita ti toglie delle cose, ma in un periodo di merda come questi due anni, 2021 e 2020, caratterizzati dal Covid, ci ha tolto di più. Non posso far nulla per queste cose, ma farò di tutto per tenermi ancora più strette quelle cose che ancora ho. E in questo momento, regalare un sorriso o comunque un qualcosa di simpatico ai miei amici e ai miei familiari è l'unica cosa che mi ha fatto stare meglio e che ha fatto strappare un sorriso anche a me stesso. Io spero che come sempre questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo video, che potete ben immaginare. Detto questo, ci vediamo a brevissimo con questo video. Mi raccomando, quando esce il video di Capodanno, dobbiamo sfondare YouTube. Ricondividete, mettete mi piace, distruggete quel video.